Ciao ragazzi! Ciao! Finalmente sono riuscita a convincere Alissa a provare Yoya Time. Ce l'avete consigliata in tantissimi. Io ho già creato il mio personaggio, l'ho provata, è bellissima. E oggi Alissa creerà il suo personaggio. Pronta? Sì! Si tratta di una di quelle app stile Dollhouse Digitale, un po' come Yoya Busy Life, però questo ha uno stile diverso. Questo sei tu? Sì, ti piace come mi sono fatta? Sì, sei molto cute. Grazie. Ok, vediamo come ti farai tu. Innanzitutto devi prenderti quella più piccolina. Questa. Ma è bellissima! Oh, la voglio, sei tu da piccola, a parte il colore dei capelli. È vero, però di faccia sono così, È vero. Allora, queste normali, andiamo sulla faccia. No, io non ce l'ho così grosse le sopracciglia. Puoi scegliere la tonalità, la saturazione e la luminosità, guarda quanti parametri. E poi, ovviamente, la forma delle sopracciglia che hai scelto. Guarda come sono fatti bene proprio gli occhi. Sì, dei riflessi proprio belli. Dimmi tu, qual è la forma degli occhi? Vediamo, tu c'hai dei belli occhioni grandi da cerbiatta. Io metterei questi. Io no, quindi metterò questi. Allora cosa me lo chiedi a fare? Oh, ma sai che io il mio naso non l'avevo neanche modificato? E vabbè, io un naso piccolino, questo. Dopo voglio vedere che naso mi ero presa io, perché non me lo ricordo più. Poi forma labbra, io ce l'ho piccole ma non troppo. Ecco, così, io ho il labbro più piccolo e questo più grande. Comunque ce ne sono anche altre se scorri, Guarda. Anche con la linguetta. Non le avevo viste, che carino. Oh, questa aspetta, tu quando fai il broncio. No, ma non mi piace. Voi dovete sapere che io le mie emozioni le faccio proprio vedere con la faccia. Cioè, non è che le nascondo, io penso tipo di nasconderle ad essere misteriosa. Invece no, cioè, io tipo felice, mi sono arrabbiata. È verissimo. Basta, non ti parlo, proprio con le braccia incrociate. Così ti guardo fissa nell'anima e, no, e basta, sto zitta. Sì, allora. Però ti sei lasciata quella bocca. Ah, voglio questa sorridente. Ah, oh, sì, carina. Ma poi che c'hai sulle guance? Tipo dei fulmini. Adesso rileviamo. Delle robe robotiche. Queste servivano a te. Non credo proprio, guarda, hai più rughe tu di me. Vai, capelli. Verdi. No, scusa. Allora, marroni. Vedi, ti indica proprio con il numero, così quando devi, per esempio, regolare l'altra parte dei capelli, lo puoi fare precisamente di quella tonalità, non devi andare per forza a occhio. Frangetta con delle ciocchine più corte davanti. Ce le ho. Visto? Con questo qui. Metti che tu ce l'hai così, sì. E non ti va di rimettere. C'è proprio il contagocce. Metti questo e fatto. Cioè, hai iniziato a giocarci dopo di me e già lo sai usare meglio di me. Oggi però tu hai cerchietto e capelli sciolti un po' mossi. Vediamo se c'è. Vanno bene questi. E poi questa. Beh, non verde. Oh, ecco, così perfetta proprio. Ok, torniamo ai vestiti e... Allora, questi sono quelli interi. Poi c'è maglietta, pantaloni. Allora, visto che è iniziata la scuola, siamo ancora in tema back to school. Vestila adatta per una giornata di scuola. Ok. E dopo vediamo anche se c'è lo scenario della scuola. Sì. E se non c'è, lo compriamo. L'asciugamano. Tu ci vai in asciugamano a scuola? No, questo no, è più da serata. Direi, Ali, mi sa che non sei nel reparto back to school. Oh, questo è proprio bello per l'estate, fresco. Questo diciamo, è quello che hai tu? Sì, non mi copiare lo stile. Allora, oggi hai t-shirt nera con pantaloncini corti. Oggi a scuola ci sei andata così. Ci sarà una cosa simile? Oddio, guarda i miei muscoli. È vero, ma è muscolosa, ma glielo puoi regolare il fisico? No, ma perché mamma è la maglietta che glielo fa? No, sono proprio le braccia, guarda. Ma vedi, se io metto questo da donna me le fa da donna, invece se me lo metto da uomo mi fa le braccia da uomo. Ok, non avevo colto. Va bene, e poi gli mettiamo... Oh, ma ci sono pure le mutande! I calzini sono bianchi. Miei? Rubati? Non sono rubati! Invece sì, sono me li rubi e poi li buchi. E adesso ho una collana con la stella. Vero? Questo è abbastanza simile. Ok. Comunque il personaggio l'hai creato. Salvato! E eccoci! Adesso... Che bello! Allora ragazzi, noi abbiamo un pieno di diamanti che non vediamo l'ora di spendere. Eccolo, per il back to school. Vero, abbigliamento quotidiano. Vediamo se c'è lo zaino. Ci sono delle cartelle un po' classiche. Prendiamolo. Set spa per bambini. Oddio. Ali, dobbiamo poi crearlo un bambino. Non so chi sarà della nostra famiglia, magari Damiano, però lo facciamo. Oggi rimaniamo sul nostro tema del back to school. Comunque, per andare a scuola uno si deve anche un po' preparare, fare bella, no? Quindi io prenderei anche questo set qui. Make up. Make up.
Preso! E siamo anche salite di livello. Questo è per il professore. Certo, non ho mai visto dei professori così giovani. Infatti, questo pacchetto secondo me ci dà anche delle cose utili per la scuola. Guarda quanta roba! Guarda! Prendiamolo. Prendilo. Oh, pacchetto collezione scuola vivace completo, perfetto. Oh. E visto che abbiamo speso delle gemme, ci premiano con delle... Gemme! Ma scusa, cosa le abbiamo spese a fare se poi ce le ridanno? Ma perché son di meno. Ah, vai Alissa, sei appena tornata da scuola e ora torni a scuola. Però questa volta sarà la mia scuola. Ok, allora la creiamo qua. Guarda, quello... ci sono dei disegni. È vero. C'è anche, cos'è quello Shakespeare lì dietro? Sono gente... Oh! Guarda, prova a pizzicare. Che figo! È bello, perché così lo puoi anche zoomare quando vuoi magari fare una ripresa più da vicino. Con quest'app ci puoi veramente creare dei film. E c'è il telefono. Eccoci. Eccoci. Bene, Alissa, ti ho appena accompagnata a scuola. Ok, puoi andartene, ciao. Ehi, no, sono appena arrivata. Oggi, aspettami. Aspettami. Allora, oggi è il primo giorno di scuola, perciò io sono autorizzata a venire ad accompagnarti per vedere l'ambiente scolastico. Ma questa non mi sembra una scuola, cos'è sta roba? Ma, perché questo è tipo il campus, il college. Sì, mamma, ormai io sono già in cerca di segreti. Perché? Ha preso A. E perché allora l'hanno stropicciato? Ah, e qui? Guarda, chi ha preso F l'ha buttato. Ok, allora... Qua ci guardiamo anche la bella partita. Oh, scrivi davvero? Cioè, quindi lì ci sono tutti i compiti, li puoi assegnare veramente per quando fai le storie. Sì, qua si può pulire. No, veramente. Va via davvero. E lo specchio? Oh, lo specchio funziona davvero. Proviamo a metterci i personaggi. Vediamo se li vede specchiati o se li vede da davanti. Penso da davanti. Ah, lo specchio che funziona al contrario. Ma perché ti dovrebbe far vedere il dietro? È perché così funzionano gli specchi, Alissa. E vabbè, allora voglio vedere anche... Allora non è uno specchio, in realtà è una... c'è una telecamera davanti. È vero. Ok, andiamocene dal bagno. Mamma, tu sei inciampata. No, ma dove sono le mie scarpe? Scusa. Questo è un esperimento molto pericoloso da fare, mi raccomando. Sì. Non fatelo a casa. Non credo che a casa qualcuno abbia questi alambicchi. No, ma scusa, che esperimento è farmi bere quella roba? Vedi, guarda, non glielo fa bere. Gli possiamo mettere le espressioni. Anch'io mi sono arrabbiata. Sono arrabbiata e ballo. Faccio il balletto. Piangendo. Cosa c'era in quella pozione? Io imbarazzata. Bella aula. Il computer non lo posso girare e vedere. Ah, lo proietta lì. Ma cioè, ma guarda che grafica. Ho fame, voglio ordinare qualcosa. Confermare. Cosa hai fatto, Alissa? Cosa hai ordinato? Non lo so. Ho capito, avevi fame. Ma hai ordinato tutto il mini market. Sì. Ma cioè, hai portato il mini market a scuola. E va bene, dai. Una piccola merenda allora. No, mamma, questa è la magnete. Io sai che mi mangio. Ma si sta mangiando davvero? Con tutta la buccia. Sai io cosa mi mangio? Mi mangio le Dotitos, che sono in pratica dei Mikado. Voglio andare qua sopra. Ma vedi che quando le muovi camminano. Wow, ma guarda quanti dettagli poi. Cosa fa? Non lo sappiamo usare. E poi non c'è neanche, non ci sono i dipendenti. Gelati. Ma non possiamo metterci al volo un dipendente? Cioè, se per esempio io vado a creare al volo un personaggio. Dai, quella è proprio la tipica faccia della commessa che non ha voglia di star lì perché tutti i giorni arrivano clienti rompiscatole. Le occhiaie. Ok, perfetto. Quelle le devi mettere anche alla mia. Che belli questi nuovi. Che poi per noi è tutto nuovo, visto che comunque è la prima volta che ci giochiamo. Eccola qua. Oh, adesso puoi pagare quei gelati. E non si sono ancora sciolti. No, quali gelati, mamma? Guarda che ti ho vista. Di cosa stai parlando? Ci sono le telecamere in questo negozio. Dove? Ti ho beccata a rubare. Vieni qui. Non è vero. Fammi vedere le telecamere, fammi vedere. Eccola qui. Sì, ma non ha ripreso niente. Come non ha ripreso niente? Sì che ha ripreso tutto invece. Allora guardiamole. No, perché le posso far vedere soltanto all'autorità competente. E allora non parlare. Io parlo quanto mi pare. E io mangio. Sei bandita da questo negozio per sempre. Tu parli quanto ti pare e io mangio quanto mi pare. Non le mie cose del negozio. Oh, mi licenzierò nel mio primo giorno. Mamma, guarda l'ananas. E me la mangio. Ah, ma allora le puoi anche sbucciare le cose. Aspetta. E io che me la mangiavo con la buccia. Dove sono io? Sto ancora lì con quella cosa intera. E c'è anche il mango. Si può sbucciare. Cioè, si sbuccia e si morde. Hanno un sacco taglia. Di animazioni. Guarda l'anguria. Passa tre fasi. Vediamo il durian.
Ah, questo diventa addirittura nella sua confezione, eccolo là. Questo diventa così. Vabbè, Alissa, dai, faremo altri video su questo gioco, ormai l'ho già capito. Oggi però abbiamo creato il tuo personaggio, abbiamo preso il pacchetto della scuola e l'abbiamo anche un pochino esplorato. E la prossima volta vi faremo vedere gli altri. Sì, compriamo qualche altro pacchetto, facciamo un po' di shopping insieme. Comunque, che ne pensi? Per me è bellissimo, cioè, guarda solamente lo zoom come è fatto bene. Ma infatti, perché così puoi proprio fare delle scene ravvicinate, per esempio potremmo fare la skin care, magari con quel pacchetto che abbiamo preso dei prodotti facciamo un video dove facciamo la skin care alle nostre personaggi. Bene, quindi dovete seguire la nostra puntata skin care back to school. Ok, va bene, fateci sapere se questo video vi è piaciuto, se vi piace questo gioco. Si chiama Yoya Time e lo trovate sia su App Store che su Google Play. Sì. Allora Alissa, adesso tu sperimenta un altro pochino, così scopri anche se c'è qualche funzione magari segreta che la prossima volta la facciamo vedere. Le patate diventano patatine fritte. Sì, ecco, vabbè, adesso ha ricominciato. Quindi, per oggi, ragazzi, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque siamo delle ladre anche in questo gioco. Cioè, tu almeno.